Nel lunch match della 17ª giornata al Pala Pirasto, la tavola è apparecchiata per uno scontro salvezza di fondamentale importanza. Erz Cagliari contro Cimorosi Roseto, i padroni di casa sulle ali dell'entusiasmo per la vittoria esterna, per certi versi sorprendente di Forlì. Vogliono riagganciare definitivamente il gruppone in piena lotta a salvezza, gruppone del quale fa parte anche Roseto, che ha attualmente 4 punti di vantaggio rispetto ai cagliaritani. Quasi tutto pronto per l'inizio di questa partita. Io ringrazio e saluto coach Beppe Caboni, che mi farà compagnia nel racconto di questa partita. Buongiorno Roberto, buona domenica a tutti gli ascoltatori. In campo le squadre Cagliari, che parte con Gianelizze, Johnson, Rullo, Miles e Picanelli. Risponde Roseto dall'altra parte con la sensazione del momento, Paul Ebuà. C'è anche Brandon Sherrod pronto a saltare per la palla 2, Nicola Achele, altro giocatore molto atteso, Giancarlos Rodriguez, e poi completa il quintetto con il numero 3, Wesley Pearson Junior. Anche della sua storia parleremo nel corso di questa partita. Subito una ricezione vicino a canestro per Ebuà, che è molto molto carico. La scorsa settimana si è fatto sentire nel match contro Mantova, giocatore che è addirittura ditato come prospetto NBA classe 2000, ha detto che valuterà assieme a coach Germano D'Arcangeli la possibilità di dichiararsi eleggibile al prossimo draft di giugno. 73-68 dicevamo il punteggio finale della partita contro Mantova, e Ebuà ne ha messi ben 18 con 5 rimbalzi d'attacco, e abbiamo già un primo motivo di interesse di questa partita, coach. Sì, giocatore che, interpretando al meglio il piano tattico di coach D'Arcangeli, subito gioca una situazione di post up, portando a casa canestro buono e tiro libero. E ancora Ebuà, stavolta va con la schiacciata a due mani. Buon inizio di Roseto, avanti per 4-0 Cagliari con le mani fredde. Johnson da 3 punti a segno, a stappare il canestro della Erz, a strappare gli applausi del pubblico. Muove il tabellino allora anche la formazione di casa. Pearson stavolta va da Brandon Sherrod, lavora in avvicinamento contro Johnson, semigancio sbagliato, rimbalzo d'attacco e poi il canestro da parte di Sherrod, giocatore che può dare tanto a Roseto sotto le plance. E abbiamo visto anche un altro tema, i rimbalzi d'attacco di Roseto, formazione con rara verticalità a prescindere dalla posizione di classifica, dall'età di questi ragazzi. Sì, Sherrod, giocatore di, anche lui diciamo, sottodimensionato per le normali proporzioni dei lunghi a questo livello, ma giocatore dotato di enorme intensità, verticalità, capacità difensive, molto in grado di anche di frugare proprio in tutta la spazzatura delle partite, portando a casa canestri di grandissima utilità per la sua squadra. Qualche timida protesta per Alessandro Iacozza, mentre il presidente della Erz, Giovanni Zucca, è andato a caricare i suoi ragazzi. La tripla senza ritmo, sbagliata in questo caso da Ebuà. C'è Roberto Rullo a dare avvio a questa azione offensiva della Erz. Redivivo Rullo a Forlì, 18 punti di grande impatto per lui. Apre lo spazio per Picanelli a segno con la seconda bomba della partita di Cagliari. Rullo fa tutto molto bene, attira su di sé la difesa, apre lo spazio per la tripla aperta, tiro di grande qualità per Cagliari. Rullo mostrando tutte le sue grandi capacità offensive e rendendosi assolutamente, mettendo tutto il suo talento a disposizione della squadra per un tiro apertissimo di Picanelli. Dall'altra parte ha risposto subito Roseto, che ora vola in contropiede con Wesley Pearson, sbaglia l'appoggio, l'ultimo tocco a rimbalzo è stato di Nicola Achele, e dunque ci sarà rimessa da fondo campo per la formazione cagliaritana con qualche difficoltà. Roseto che ha avuto l'inizio che ci attendevamo, tanta vivacità, tanta corsa, tanta energia, vediamo come Cagliari riesce a far fronte a questo aspetto. Chiamata a pugno per Miles in punta, lavora sul blocco di Gianelizze, che poi si muove verso il centro dell'area. Miles palleggia arresto e tiro contro il cambio difensivo accettato in questo caso da Nicola Achele. Dall'altra parte Roseto, dopo il tiro sbagliato appunto dal giocatore originario di Houston, c'è Giancarlos Rodriguez che lavora dal palleggio, chiede il pallone Ebuà.
e poi l'anticipo di Miles sulla linea di passaggio, vola fino al capolinea Tony Miles. I ragazzi di Roseto saranno veloci, ma anche questo qui non scherzo. Miles, grandissima capacità di anticipazione, giocatore che raramente dà l'idea di anticipare un passaggio, ma abilissimo poi nel recuperare palloni per il canestro più facile, okay, di tutto il girone di andata di Miles. Buonissimi fondamentali di post basso intanto per Brandon Sherrod, altri due per il giocatore ex tra le altre di Scafati. Qui rischia qualcosa forse Picarelli con il braccio esterno, si continua a giocare. Miles per Janelidze, tripla a segno per Giga Janelidze, che sta tirando col 47% da tre al momento del suo arrivo a Cagliari. Beh, questa direi è una chiave importantissima nei recenti successi cagliaritani. Cagliari che anche oggi ha cominciato benissimo dall'arco dei tre punti, con tutte situazioni costruite in maniera esemplare. Percentuali che sono state alte per Cagliari in quel di Forlì, uno dei segreti del successo, con il punteggio di 101-87, 21 di Mais, 19 di Johnson, 45 da 3 punti, 70% da 2 per Cagliari in terra romagnola. E anche oggi le percentuali sono state ragguardevoli, anche se siamo soltanto all'inizio di questa partita. 6 minuti 5 secondi per la conclusione del primo quarto, Persson sbaglia con il tiro da 3 punti e Bois segna, e forse c'era anche il fallo, una leggera spinta ai danni del giocatore di Roseto. Qui l'arcobaleno alzato per Justin Johnson, perso dalla difesa, risponde subito Cagliari, parità a 13. Sì, frangente della partita caratterizzato da difese non particolarmente ermetiche, ma di sicuro, ecco, questo è un particolare che per il pubblico non ha una grande importanza, lo spettacolo ha da guadagnarne. Cagliari perfettamente in partita stamattina. La stoppatona qui da parte di Paul Ebua col pallone che forse era in parabola discendente, tripla aperta per Persson. I geni, il DNA del tiratore lo ha, e come, figlio di Wesley Persson Senior, a lungo tiratore specializzato nell'NBA, e anche nipote di Chuck Persson. Direi che insomma il DNA non manca dal punto di vista cestistico. 5 minuti 9 secondi al termine del primo quarto, Roseto che si porta sul 18-13 allora, con la tripla realizzata dal giocatore in canotta numero 3. Rullo per Johnson, tira senza tanto ritmo, manda sul secondo ferro, rimbalzo lungo per Picarelli, extra possesso Hertz con Tony Miles a lavorare dal palleggio, c'è anche Achele a disturbare, il pallone sparato dentro per Allegretti, attacco tutt'altro che perfetto qui per Cagliari, entra Bucarelli. Sì, non ottimale gestione così dello spazio, delle opzioni del pick and roll giocato nel possesso di 14 secondi, e taglio di Allegretti che però non è stato pescato col timing giusto da Miles, palla persa. E Roseto, ecco, interpretando anche qui un piano tattico che sicuramente prevede di cercare soluzioni nei primi 6-7 secondi dell'azione, prende un tiro aperto che sbaglia. Senz'altro c'è bisogno di un pizzico di energia in più per Cagliari dal punto di vista difensivo, per andare a frenare l'intraprendenza dei giocatori abruzzesi. Qui l'errore di Ebua, che comunque dimostra di avere i fondamentali spalle a canestro non disprezzabili, ha aperto lo spazio per la bomba di Mais, un po' di sfortuna in questo caso per il numero uno. Roseto dall'altra parte, ritmi molto molto elevati, palleggio, arresto di tiro vincente per Wesley Persson Junior. Cagliari deve fare necessariamente di più dal punto di vista difensivo, coach, perché l'importanza della partita lo richiede assolutamente. Assolutamente, cominciando dalla transizione difensiva, perché è chiaro, chiara l'idea di Roseto di giocare, di trovare, ripeto, soluzioni nei primi secondi del possesso, ben prima che la difesa possa schierarsi. Attacca Roseto dalle mani di Giancarlos Rodriguez, palleggio aperto con la mano sinistra, Johnson prova a oscurargli la vallata, non ci riesce, poteva anche lui essere un po' più aggressivo in questo caso. 22-15 più 7 per la formazione ospite,
i Roseto Sharks, 3-25 per la conclusione del primo quarto. Johnson stoppato da Achele, ma poi insiste e riesce a realizzare il layup che permette a Cagliari di accorciare, di rosicchiare due punti. Non è stato un inizio di partita semplice dal punto di vista difensivo. Roseto ha interpretato bene la gara secondo quelli che erano gli spunti della vigilia, tanta corsa, tanto atletismo, tanta grinta. Qui il fallo speso dai Bois per fermare il movimento di Lorenzo Bucarelli, che cercava di attaccare in transizione per Cagliari. Il primo fallo della partita per il giocatore camerunese, rimessa da zona difensiva per i rossoblu. Siamo in diretta anche con gli amici di Radio Sintoni, dunque ripetiamo: 22-17 per Roseto, 3 minuti esatti per la conclusione del primo quarto in questa sfida importantissima, molto delicata per entrambe le formazioni. Johnson, poi bellissima circolazione, spazio per Bucarelli, tripla cortissima, poi cerca di avventarsi sul rimbalzo d'attacco. Bucarelli non arriva in tempo. Roseto ha un'altra chance. Rodriguez da tre aperto a segno. Mais rischia spesso e volentieri con l'anticipo, ma poi quando l'anticipo non va a buon fine si paga dazio. Esatto, il rovescio della medaglia di ciò che si diceva prima. Miles sempre in agguato, prova adesso a rubare la palla, però con un buco difensivo mette la difesa in sottonumero. Canestro facile per Roseto, replicato dalla grande esperienza e qualità tecnica di Allegretti, che fa un canestro da sotto che tiene Cagliari assolutamente in linea di galleggiamento. E anche Allegretti come rullo è stato redivivo la scorsa domenica. Intanto Bois, grazie a Cagliari, aveva metri e metri di spazio, poi non si arrende, va a inchiodare la schiacciata a due mani, impressionante dal punto di vista fisico. Sembra un giocatore che sta acquisendo sempre più certezze, sempre più fiducia. Lo scorso anno lo avevamo visto in Serie B alla Stella Azzurra. Intanto Rullo segna un canestro di suo e dicevamo: coach, avevamo visto la Stella Azzurra su questo campo, tu eri in panchina per la fotodinamico Cagliari, tanti di questi ragazzi c'erano. Intanto Rodriguez sembra un 3-point contest praticamente questa gara, siamo sul 30-21 in favore di Roseto. C'era anche Bois, c'era Baillé, c'era Rodriguez, c'erano tanti di questi ragazzi, alcuni già promettevano molto bene. Sì, ricordo la partita, fu una vittoria durissima contro una squadra composta prevalentemente da ragazzi molto molto giovani. A questo è il progetto che Germano D'Arcangeli alla Stella Azzurra porta avanti ormai da tanti anni, penso eccellenza italiana, che ecco, avremo veramente tanto bisogno di realtà di questo livello un po' più diffusa in tutto il territorio nazionale. E Bois va per la stoppata contro il tentativo di schiacciata di Johnson, c'è il fallo secondo la lettura arbitrale. Johnson potrà andare in lunetta con due liberi, doppio cambio per Iacozza, sostituzione anche dall'altra parte. Ricordiamo che questa è la prima partita di Roseto senza Franco Busciati, che in settimana è passato all'Eurobasket Roma. Bois va a ricevere qualche indicazione proprio dal suo tecnico in campo, l'esperienza di Pieric con la canotta numero 55. Johnson in lunetta. Coach, questo primo quarto finora Cagliari ha prestato il fianco a Roseto commettendo quegli errori che poi hanno permesso appunto agli abruzzesi di mettere la partita sui piani loro più congeniali fino a questo momento: corsa, contropiede, tiri da tre punti presi con spazio, con fiducia, con ritmo. Cagliari deve giocare una partita completamente opposta rispetto a quella che ha mostrato fino a questo punto. Certo, assolutamente non confidare in un calo delle percentuali, perché le percentuali dipendono in maniera assolutamente diretta dalla qualità dei tiri concessi o comunque costruiti dalla squadra avversaria. Cagliari deve, ripeto, avere un approccio totalmente diverso, soprattutto in transizione difensiva, quindi prendere tiri con grande equilibrio e rientrare al più presto, far trovare un muro difensivo a Roseto che giocherebbe sul velluto, ecco, nelle situazioni di primi secondi dei possessi offensivi. Scivola e perde il pallone Wesley Pearson, allora Cagliari può riportarsi nella metà campo offensiva. Mancano 38 secondi al termine del primo quarto,
Davanti ci sono gli ospiti in maniera anche abbastanza netta. Gioco a due tra Bucarelli e Matrone. Pallone aperto fuori per Rovati, che però perde la maniglia. E allora ennesimo contropiede per Roseto. Giancarlo Rodriguez fermato con il fallo da Bucarelli. È soltanto il terzo fallo di squadra per Cagliari. Ci sarà la rimessa in zona d'attacco. 25 secondi, due decimi per la prima sirena della partita. La chiamata dalla panchina da parte di coach D'Arcangeli. Più 10, ricordiamo Roseto, 32-22, 32 punti incassati nel primo quarto, peraltro non ancora terminato, sono un'enormità per Cagliari. Ricordiamo anche, vista l'importanza e il peso specifico di questa gara, Pieric oltre l'arco guarda dentro dove c'è Achele che cerca di ricevere il pallone, non ci riesce, fallo antisportivo commesso dal giocatore di Roseto, con grande sorpresa da parte di coach Germano D'Arcangeli, il colpevole in questa circostanza è Simone Pieric. Sì, Roseto con l'idea di utilizzare un gioco lungo per arrivare a gestire, per andare a prendere un tiro, negli ultimi secondi del possesso che perde una palla cercando di andare in post basso con un passaggio del pur esperto Pieric, la cosa punita poi eccessivamente da un regolamento severissimo e per me quasi del tutto incomprensibile. L'arbitro si deve attenere al regolamento e giustamente sanziona un fallo antisportivo. Bucarelli in lunetta, 61% in stagione per lui, qui è perfetto. Cagliari che cerca di andare al primo intervallo della gara con un po' di energia, è sotto ora di 8 lunghezze. Rovatti a eseguire la rimessa a 9 secondi 6 decimi per la conclusione del primo periodo. Rullo sarà probabilmente lui l'uomo dell'ultimo tiro. Rullo prende il tiro da due punti, lo manda a segno. Rullo con tutt'altro linguaggio del corpo e anche altra fiducia rispetto alle scorse settimane. Canestro del 32-26, vantaggio Roseto, accenni di rimonta da parte di Cagliari. Noi ci prendiamo una pausa, tra poco ancora in diretta. Squadre nuovamente in campo al Palapilastro, si riparte dal 32-26 in favore di Roseto. 32 punti subiti in casa in uno scontro salvezza sono un'enormità per Cagliari, che è la peggior difesa nel campionato di Serie A2, quasi 88 punti di media concessi. Roseto ne incassa 10 di meno in media con 78. Intanto Rullo gioca un altro uno contro uno partendo dalla punta, qui scivola in maniera abbastanza evidente il perno del giocatore ex Benetton Treviso e dunque c'è l'infrazione di passi. Roseto che si porta dall'altra parte, c'è un nuovo ingresso in campo con la canotta numero 11, Lazar Nikolic, giocatore interessante, un ragazzo alto oltre 2 metri, impostato da playmaker, lo vedremo all'opera dunque nel corso di questo secondo periodo. Qui Matrone cerca di difendere sul tentativo da parte di Achele, c'è l'infrazione di passi però anche da parte del giocatore rosetano, chiedo scusa, si trattava anzi di Brandon Sherrod, è stato lui il giocatore a commettere l'infrazione. Rullo per Cagliari, il pallone in mezzo alle gambe, c'è Ferdinando Matrone che lascia la sfera nelle mani di Rovatti. Allegretti, circolazione ancora sul perimetro, linea di passaggio telefonata qui e offerta proprio a Lazar Nikolic, inchiodato al tabellone da Rovatti con un salto clamoroso. Vediamo se Cagliari riesce ad affondare il contropiede con Allegretti, si fa vedere Rovatti, c'è Bucarelli, Matrone chiede il pallone in posizione profonda corpo a corpo con Lazar Nikolic, che va a spendere il fallo sul giocatore Campano. Il Matrone legge il mismatch, prende posizione spalle a canestro e Nikolic scientemente spende un fallo che per non mettere la difesa in eccessive rotazioni precoci così da giocarsi un possesso difensivo a difesa spalle. Straordinaria uscita dai blocchi di Roberto Rullo, un clinic di uscita dai blocchi a beneficio del pubblico presente. Cagliari in fiducia ora, un solo possesso per quanto pieno di distanza tra le due formazioni, 32-29 in favore di Cagliari e parziale aperto per la squadra di Alessandro Iacozza. Person sbaglia in questo caso dai 6-75. Cagliari dall'altra parte per il pareggio, per il meno uno. Bucarelli qui, ottimo movimento andando a sinistra, finta
di andare a destra, sbilancia il suo difensore che sposta anche l'equilibrio del corpo, poi punta dritto a sinistra e fa una cosa ottima che permette alla sua squadra di andare sul meno 1. 32-31, parziale ancora aperto per Cagliari, che ha cambiato abbastanza il linguaggio del corpo, anche ha cambiato il momento emotivo, l'inerzia della gara. Meno 1, 32-31, 8-24 al termine del primo periodo. Sono calate forse anche le percentuali, è calato il livello un po' di energia nell'attacco di Rosetti. Sono calate, ma addirittura c'è, Cagliari ancora a cavalca l'onda così del fallo antisportivo in chiusura di primo quarto. Roseto ha smesso di trovare fluidità nelle sue situazioni offensive, fatica addirittura a prendere dei tiri, non solo dei tiri aperti, se non quello di Persson molto contestato da Rullo pochi possessi fa. Cagliari ne approfitta, legge tutte le falle della difesa rosettana, che non riesce a far fronte ora a sua volta alle transizioni cagliaritane, ai giochi di uscita predisposti da Coach Jacoz. Rosetto che è stata in vantaggio sul 32-22 a un certo punto, dunque c'è un parziale aperto, se non vado errato, di 9-0 per Cagliari. Fino a questo punto Nikolic, il movimento di Sherrod che poi va a bloccare, Bucarelli resta con Nikolic, quindi Persson cerca di attaccare il centro dell'area, non c'è spazio, si insiste con Achele, le finte di Persson in mezzo alle gambe, Rullo tiene da tre, errore ancora per Wesley Persson che non è riuscito a trovare le percentuali del primo quarto. Bucarelli per Cagliari, Matrone oltre l'arco, Bucarelli che insiste, difende bene Sherrod in questa circostanza, c'è un vantaggio da attaccare, Rovati palleggia al resto in tiro con un po' di sfortuna, rimbalzo difensivo per Simone Pieric, sempre avanti di un punto, Roseto palla in mano, post basso per Sherrod, Matrone che cerca di contenerlo dal punto di vista fisico, lo costringe a indietreggiare, ci mette un po' troppa energia in questo caso, Ferdinando Matrone, fallo condivisibile qui da parte degli arbitri. Assolutamente sì, ma Matrone, ecco, dovrebbe, secondo me, avrebbe tutta la possibilità di da 210 centimetri di difendere anche in single cover, cioè in marcatura individuale così su Sherrod, che è un giocatore non particolarmente alto per giocare nel ruolo di numero 5. È una buona idea quella di rimanere in single coverage, io sono convinto che Matrone farà molto meglio durante il corso della partita. È andato a segno dalla lunetta il prodotto dell'Università di Yale, intanto c'è il fallo spede del secondo da parte di Pieric, dunque c'è anche il cambio comandato da Germano D'Arcangeli, si sono alzati dalla panchina Giancarlos Rodriguez, che era il miglior marcatore rosetano dopo il primo quarto, fuori Nikolic, fuori Pieric, c'è spazio in campo con il numero 10 anche per Abramo Penè, classe 2002, addirittura prodotto ovviamente della Stella Azzurra Roma, nativo di Genova, 10 presenze finora in questa stagione, 5 minuti e 7 di impiego medio. Cagliari che lavora in avvicinamento a canestro qui con Rovati, il pallone sporcato, ci sarà la rimessa ancora in attacco per la squadra di Alessandro Jacozza, 11 secondi per trovare un tiro, le indicazioni di Bucarelli, vedremo quale sarà lo schema adottato in questa occasione. Rullo si prende subito un altro tiro, lo sbaglia Bucarelli, però tiene vivo, Rullo ci riprova stavolta in avvicinamento, va a segno, Cagliari riesce a realizzare il canestro del nuovo meno 1, 34-33. Dall'altra parte si butta dentro il giocatore di Roseto, si tratta ancora ovviamente di Giancarlos Rodriguez, pallone tenuto vivo, Achele per Penè, spalle a canestro, Brandon Sherrod, ancora la situazione di uno contro uno con Matrone, beffato sul giro dorsale da parte del suo avversario e poi viene sanzionato un fallo proprio a Ferdinando Matrone. È il secondo, se non andiamo errati, della sua partita. Le proteste di Matrone, fuori Rullo che va a riposare un po', torna Mais per Cagliari. Fallo nettissimo di Matrone che dovrebbe gestire molto meglio la situazione falli, proprio data l'importanza che può avere come protettore del ferro e come giocatore utilissimo nel concretizzare degli scarichi prodotti dai suoi giocatori.
e suoi compagni di squadra. Inusuale cross in precedenza per l'italo dominicano Giancarlos Rodriguez Bucarelli, sotto per Matrone, il pallone però gli schizza via dalle mani, chiede una deviazione, non ottiene udienza, non un gran momento nella partita finora per il pur generosissimo centro ex Scafati e Napoli, tra le altre 6:15 per la pausa lunga. Roseto che nonostante il momento di difficoltà continua a mantenere la testa del punteggio sul 34-33, il pallone consegnato fuori per Giancarlos Rodriguez, lavora sul blocco di Sherrod, poi fuori coinvolto Wesley Persson Junior, altra situazione di uno contro uno dal post basso, Matrone davvero non riesce a contenere il giocatore nativo di Bridgeport e infatti ora andrà in panchina, tornerà Justin Johnson. Sì, ripeto, questo è un dato su cui ancora Matrone deve lavorare tanto, proprio perché è giocatore di grande generosità, ma come ho sottolineato anche in qualche telecronaca fa, Matrone potrebbe rivestire un ruolo di assoluta importanza nel sistema di coach Iacozza, data proprio il suo ingombro verticale e la sua capacità di poter ricevere tanti scarichi prodotti dal grande lavoro di uno contro uno e dal grande talento delle guardie cagliaritane. A proposito di talento, Wesley Persson con un altro uno contro uno notevole gira sul perno, trova il fallo della difesa, due liberi preziosi per Roseto in un momento della gara in cui si gioca punto a punto. Giocatore nativo di Brantley, Alabama, classe 95, come detto figlio di Wesley Persson Senior, che ha giocato fino al 2005 quando ha chiuso la carriera nei Denver Nuggets, nipote di Chuck Persson, lo ricorderete senz'altro con gli Indiana Pacers, con i San Antonio Spurs, con i Charlotte Hornets, giocatore che è stato peraltro Rookie of the Year della NBA nel 1987, ha realizzato dalla lunetta Wesley Persson. Ora Roseto cerca di allungare un pizzico, intanto altra chiamata arbitrale per sanzionare Giancarlos Rodriguez, uno dei giocatori protagonisti dell'ultima Serie B con la Stella Azzurra Roma, che ha dimostrato finora di non aver tanti problemi a far canestro anche al gradino superiore. C'è anche Janelizze intanto in campo in questo momento della partita, delicato per Cagliari, siamo quasi alla metà del secondo periodo, Rovati a eseguire la rimessa in zona offensiva, subito Bucarelli in post, può attaccare Rodriguez, fuori da Janelizze, seconda tripla della sua partita, questa però non va a referto, rimbalzo comodo per Roseto, già dall'altra parte Wesley Persson accelera, non c'è lo spazio per l'uno contro uno, allora si va a circolare il pallone sul perimetro, Penè con una strana giocata, in questo caso pasticcia non poco, Cagliari che prova ad attaccare in contropiede, Miles sfrutta al meglio l'assist parlante di Bucarelli, due punti che permettono ai rossoblù anche di gasarsi nuovamente dopo una piccola fase di impasse, si gioca in avvicinamento con Brandon Sherrod, Johnson difende in maniera produttiva in questa circostanza, gli impedisce due punti facili Bucarelli, giocatore o meglio passatore di grande qualità, lo ha fatto vedere in precedenza, circola bene ancora il pallone sul perimetro, Rovati tripla aperta a segno, Cagliari che si prende ora la testa della partita sul 38-35, 4:36 per la pausa lunga, ottimo momento della gara per la squadra di Alessandro Iacozza che ora deve cercare di difendere ancora con aggressività, da tre però subito Wesley Persson a freddare gli entusiasmi del Palapirastu, mano caldissima per lui e non gli si può assolutamente lasciare spazio oltre l'arco perché punisce regolarmente. Bucarelli guarda ancora il canestro, si prende una tripla qui forse un po' forzata, non una grande idea per il capitano di Cagliari, 4 minuti 5 secondi alla pausa, perso in mezzo alle gambe, poi viene derubato del pallone da Mais, corre in contropiede, cerca un fallo, lo trova, fallo speso da Nicola Chele quando Mais non era ancora in situazione di tiro, dunque non ci sarà un'esecuzione dalla lunetta per il playmaker cagliaritano, addirittura triplice cambio ora per Germano D'Arcangeli, cerchiamo di fare un po' d'ordine in campo, ci sono con il numero 23 Jordan Baillé, il gemellino tra virgolette di Paul Eboua, poi proprio Paul Eboua, dovrebbe esserci anche Panopio, ragazzo filippino molto interessante, non particolarmente fisicato ma tiratore molto interessante, intanto Cagliari realizza ancora con Mais,
siamo sul 40 a 39 il pallone sotto proprio per Eboa, chiuso da Buccarelli, chiuso anche da Rovatti, buona difesa qui per Cagliari che ora prova a spingere la transizione. Johnson va in punta da Janelidze, poi Miles, ancora Miles dal palleggio, mette la retromarcia, accelera, palleggia, arresto e tiro corto con Janelidze che si avventa sul rimbalzo d'attacco senza però riuscire ad arrivarci. C'è Rodriguez per Roseto, attacca Buccarelli che però trova il pallone, finisce per terra, riesce comunque a servire Janelidze, fase un po' confusa. Janelidze deve stare attento al ritorno del suo avversario da dietro. Miles è accoppiato con Persson, lavora sul blocco di Johnson, pick and roll laterale che però non trova sfogo, c'è questo pallone abbastanza prevedibile intercettato da Rodriguez. Buccarelli va per la stoppata, giudicata però non regolare dagli arbitri che ricordiamo sono Sergio Noce di Latina, Alessio Dionisi di Fabriano e Alberto Perocco di Ponzano Veneto. Cagliari alterna delle situazioni di grande costruzione offensiva a delle situazioni invece in cui si prendono dei tiri, che so, come magari dei tiri un po' affrettati come quello che abbiamo visto di Buccarelli gestendo uno degli ultimi pick and roll di Cagliari. Ecco, è il momento in cui Roseto ha un quintetto in campo diciamo non dotato di grandissima esperienza, bisognerebbe approfittare un po' di questa situazione per prendere sempre tiri costruiti in cui Cagliari dimostra di avere grandi capacità in questo, trovare una continuità superiore. Pausa nella partita, c'è il time out, ricordiamo Roseto Sharks, compagine societaria rifondata nel 2009 che raccoglie l'eredità insomma della grande tradizione cestistica rosetana, squadra milita in A2 dal 2013, A2 ovviamente prima in versione silver, poi in versione unificata, lo scorso anno 15° posto e salvezza dopo aver perso il primo turno di playout contro la Virtus Roma e poi vinto il secondo contro Napoli. 6 campionati in Serie A1 agli albori degli anni 2000 con la soddisfazione di approdare anche sul palcoscenico continentale in Coppa Korać e anche in ULM Cup, ovviamente l'opportunità di vedere da vicino alcuni campioni straordinari, uno su tutti lo ricorderai senz'altro, coach Mahmoud Abdulrauf, che deliziò il pubblico di Roseto proprio agli albori degli anni 2000. Come detto, intanto Giancarlo Rodriguez realizza dalla lunetta e permette a Roseto di tornare avanti sul 41 a 40, partita combattutissima dal punteggio alto, 2.50 per il termine del secondo quarto. Mais trova un corridoio di penetrazione, segna con il fallo, fa tutto molto bene qui il playmaker di Houston. E qui Roseto mette in mostra ecco la difficoltà magari di comunicazione nel caso di una situazione di pick and roll in cui il difensore sulla palla difende come se volesse fare fondo, cioè negare il blocco e tenere la palla sul quarto di campo, difetto di comunicazione che permette a Miles di realizzare convertendo anche il tiro libero supplementare. Più 2 Cagliari, 43 a 41 in campo, c'è un altro millennial, Giovanni Janelli, play classe 2000 originario di Ragusa, da 3, stavolta sbaglia Roseto, rimbalzo che cade nelle mani di Andrea Picarelli, l'ex Iesi, porta il pallone nella metà campo d'attacco, lo offre a Roberto Rullo, poi alto basso Janelidze Johnson con il giocatore di Roseto, in questo caso Paul Eboa, che fa fatica a contenere la fisicità importante di Johnson, va a spendere un fallo, un altro, il secondo nella partita di Paul Eboa, che può essere la chiave della partita per Roseto e dunque deve amministrarsi dal punto di vista disciplinare. Lunetta per Johnson, segna il primo. Un'occhiata alle statistiche di Justin Johnson, 11° punto nella sua partita in questa stagione, 16 e 6 di media, mentre sbaglia il secondo libero con quasi 9 rimbalzi e il quarto miglior rimbalzista del campionato. Intanto Rodriguez senza ritmo da 3, abbiamo capito coach che questo ragazzo la mette, è un certo talento offensivo insomma. Direi di sì, senza ritmo ma con una grande libertà dettata anche da un incidente stradale fra due difensori di Cagliari. Limitiamo le occasioni in cui Rodriguez può tirare così libero.
qui Roseto dà tutta la dimostrazione dell'enorme atleticismo che la contraddistingue. E Bua stava per tirare giù letteralmente il tabellone del Palapirastu. Più energia ora per la squadra di Germano D'Arcangeli, che trova la parità a quota 44, 1,52 al termine del primo tempo, mentre ricordiamo anche le altre partite che compongono questa 17esima giornata del campionato di Serie A 2 Girone Est, seconda di ritorno: Treviso contro Bacche di Piacenza, Imola contro Fortitudo Bologna, Sigecco, Piacenza contro Iesi, Verona contro Forlì, Montegranaro contro Ravenna, Mantova contro Udine e Cento contro Ferrara. Giornata cruciale, Cagliari vuole abbandonare il fondo solitario della classifica che occupa praticamente dall'inizio di questa stagione. Cambio di marcia che è stato evidente dall'approdo in panchina di Alessandro Iacozza. Ricordiamo anche il risultato della gara d'andata: 86-68 per Roseto, con 21 punti di Persson e 16 di Giancarlo Rodriguez. La partita, che a dispetto del risultato finale, fu però equilibrata per larghi tratti. Cagliari crollò nell'ultimo quarto incassando ben 31 punti dopo sostanzialmente, come detto, 30 minuti abbastanza equilibrati. Roseto ora cercherà di contrastare questo nuovo tentativo offensivo di Cagliari, che prova Mais direttamente nella metà campo d'attacco. Mais prova ad attaccare Iannelli, costretto a tornare fuori. Iannelli apre lo spazio, Rullo da tre, sbaglia quel tiro, quasi un rigore per lui, ma stavolta non lo realizza. Qui fa saltare e segna Baye da sotto, come detto, il gemellino. Anche dal punto di vista fisico di Pole Bua, i due sono molto simili. E allora Roseto avanti sul 48-44. Qui Miles un po' maltrattato dalla difesa, c'è il fallo personale da parte di Jordan Baye. Sì, aggressività elevata ma mal gestita da parte di Roseto, ma del resto una squadra così giovane è assolutamente giusto che giochi con questo grado di aggressività difensiva. Miles in queste situazioni, devo dire, approfitta della situazione per portare a casa il canestro più pregiato della pallacanestro moderna, che è il tiro libero. 48-46, questo è il punteggio in favore di chi attacca della Cimorosi Roseto. Persson, mentre Baye si fa vedere al centro dell'area, il tiro dalla lunga da parte di Pole Bua, errore, rimbalzo portato giù da Picarelli. Con calma stavolta Mais, chiamata a pugno, si parte con il blocco di Johnson, ignorato da Mais. Ora trova fuori proprio Justin Johnson, con metri di spazio non la mette, preziosissimo rimbalzo d'attacco di Iannelize. Rullo finta il tiro, vuole attaccare Bua, che però lo può contenere assolutamente anche lontano da canestro. Rullo per Picarelli, ancora con spazio, ancora a segno Andrea Picarelli, che esulta in direzione della sua panchina. Sta facendo al meglio ciò che gli viene chiesto Picarelli, ovvero attaccare i vantaggi creati da altri, in questo caso ancora una volta Roberto Rullo. Assolutamente sì, Roberto Picarelli sta dimostrando di avere una collocazione tattica ben precisa ed importantissima nello scacchiere offensivo cagliaritano, sempre pronto a giocare sugli scarichi. Sta diventando, a forse lo è sempre stato, un tiratore spot up di elevatissimo livello. 10 secondi al termine del secondo periodo, Miles va a scontrarsi sul corpaccione di Jordan Baye, secondo fallo della sua partita, e ci sarà il time out chiesto da Alessandro Iacozza per preparare al meglio questi ultimi 5 secondi e 2 decimi del primo tempo, che possono essere fondamentali, insomma, anche dal punto di vista dell'inerzia mentale. Andare negli spogliatoi con un canestro a fil di sirena può fare la differenza in alcune circostanze. Cagliari avanti sul 49-48, un'occhiata alle statistiche: finora 11 punti a testa per Miles e Johnson nelle fila di Cagliari, sono già 17 invece per Giancarlo Rodriguez dall'altra parte, 3 su 4 da 2, 3 su 4 da 3, 12 per Persson, mentre Paul e Bua è a quota 7 con 4 rimbalzi conquistati. Thank you.
tornano in campo le squadre, intanto sempre in tema di cifre, lotta abbastanza equilibrata finora, a rimbalzo 17 per Cagliari, 16 per Roseto, da 3, 6 su 12 per Cagliari, 5 su 14 per Roseto. Intanto tutto pronto per la rimessa eseguita da Picarelli, l'uscita di Miles accoppiato con Iannelli, battuto facilmente col crossover, cerca uno scarico, Miles non lo trova, Johnson, il cronometro è già scaduto, termina il primo tempo con Cagliari avanti di un solo punto sulla Civorosi Roseto, 49 a 48 il risultato. Coach Caboni, ti chiedo una fotografia di quanto abbiamo visto in questi primi 20 minuti. Partita in cui si sono alternate delle fasi così, in cui Roseto è riuscita a giocare il suo basket preferito, che è quello dei canestri nei primi secondi dell'azione, alternati invece a situazioni in cui Cagliari è riuscita a giocare un basket più di posizione, più di lettura. Risultato: grande equilibrio e tavola apparecchiata, e un secondo tempo veramente entusiasmante. Inizia il secondo tempo al Pala Pirastu di Cagliari, Persson, Rodriguez, Achele, Scerro, De Pieric in campo per la squadra ospite. Cagliari che risponde con Iannelli, Zerullo, Johnson, Miles e Picarelli. Il primo attacco per la squadra di Germano D'Arcangeli, l'errore con rimbalzo difensivo per Iannelli, allarga i gomiti a protezione del pallone, quindi Picarelli, un'occhiata al post basso di Johnson con l'anticipo qui Sherrod, giocata difensiva molto molto pregevole per l'ex Scafati. Persson prova a chiudere il contropiede, non ci riesce, ma tiene vivo Sherrod, che è iniziato con le marce altissime questo secondo tempo. Iannelli tocca a rimbalzo, il pallone cade sulle mani di Sherrod, che stavolta realizza il layup comodo da sotto. Un solo uomo al comando in questo avvio di secondo tempo ed è il prodotto dell'Università di Yale. Rullo per Iannelli, fa circolare per Picarelli, Roseto ora ovviamente è avanti sul 50 a 49 con i primi due punti del terzo quarto. Rullo, il movimento di Rullo, il tiro da tre sbagliato con Picarelli, che però può raccogliere il rimbalzo. Secondo possesso per Cagliari, stavolta gestito con più calma da Mais, prova a prendersi un corridoio di penetrazione molto molto difficile. Pieric chiede spiegazioni agli arbitri, non ottiene udienza e questo dovrebbe essere il terzo fallo della sua partita. Il classe 81 che va a parlare con gli arbitri, e così terzo fallo di Pieric, che è sostanzialmente l'unico giocatore esperto di Roseto, un classe 81 che può dare molto insomma dal punto di vista della lettura anche della partita per gli abruzzesi. D'Arcangeli per il momento decide di non operare alcun cambio, Mais ha mandato a referto il primo tiro libero e ora con il secondo permette a Cagliari di tornare avanti sul 51-50. Sì, Roseto mette in campo all'inizio del terzo quarto tutta l'enorme fisicità di cui è dotata. Ennesimo buco difensivo di Miles, che cercando di rubare la palla mette nei guai la sua difesa, tant'è che nasce un gioco da tre punti per Roseto. Tu da allenatore ti chiedo, chiederesti a un tuo giocatore, pur bravo in questo particolare aspetto del gioco, di rischiare così tanto negli anticipi? Chiaro che da allenatore non mi farebbe piacere, bisogna sempre bilanciare, non è così facile il rapporto soprattutto con le stelle della squadra, però è chiaro che una situazione del genere mette in gravissima difficoltà i compagni di squadra. Io lo ritengo sempre un atteggiamento diciamo individuale che può pagare dei dividendi, ma molto spesso purtroppo li paga per la squadra avversaria. Buonissimo lettore di gioco dal post basso Johnson, c'è il taglio lungo la linea di fondo di Rullo, lui lo vede molto bene, il canestro in reverse per la parità a quota 53. Ancora Sherrod che prova a farsi sentire sempre partendo da una situazione di post basso, stavolta c'è il fallo subito commesso da Justin Johnson. Vediamo un po' secondo della partita di Johnson, c'è anche Matrone con problemi di falli nella panchina della Hertz, situazione da tenere sotto controllo per Iacozza, rimessa dal fondo per Pieric, attacca Roseto, 14 secondi per trovare un tiro, c'è Rodriguez, l'uscita di Pieric da tre, errore, la lotta a rimbalzo, stavolta Johnson sale dal punto di vista anche dell'intensità, riesce a toccare prima di Sherrod che era in agguato, Mais sul blocco di Iannelli,
c'è Achele che accetta il cambio e vuole restare con lui. Mais va in posto dove c'è Janelitz contro Pieric, in avvicinamento Janelitz, fuori da Johnson, stoppata di Sherrod, ma il pallone resta in possesso di Cagliari. Scarico di Rullo sotto, interessante per Picarelli, era scaduto il cronometro dei 24, proteste veementi da parte di Cagliari, il pallone dovrebbe essere di Roseto anche se gli arbitri vanno a consultarsi. Tra i fischi del pubblico del Palapirasso, situazione abbastanza accesa in questo caso con il cronometro dei 24 che era scaduto probabilmente prima del tiro di Picarelli. Sì, situazione tipica da instant replay che purtroppo in A2 non è prevista. Intanto Sherrod continua con questo suo terzo quarto magistrale, altro appoggio vincente a canestro. Janelitz prova a mettere palla per terra contro Achele, dall'altra parte Miles sempre accoppiato con l'ex player Venezia, step back, tiro da tre difficilissimo e sbagliato, Picarelli a rimbalzo prova a farsi sentire ma non ci arriva, Roseto è già dall'altra parte con Persson, lascia il pallone nelle mani di Achele, quindi Pieric in punta, Rodriguez gioca a due con Sherrod, ancora innescato bene, Johnson mette una mano sul pallone, il fallo qui a mio giudizio ci può stare assolutamente, quando il giocatore abbassa la mano sul pallone, compie quel movimento, gli arbitri sono sempre indotti a fischiare. Pieric va a prendere le indicazioni di Germano D'Arcangeli, Sherrod in lunetta, andiamo a vedere un po' come se la cava a cronometro fermo, 64% in stagione per il giocatore originario del Connecticut che all'università di Yale ha frantumato ogni record statistico, non però dalla lunetta, il primo è lunghissimo, 6,47, davanti c'è Roseto di due punti, 55-53, Sherrod cerca di regalare ai suoi un possesso pieno di vantaggio, non ci riesce, ma il giocatore più caldo del momento senz'altro nella partita è proprio lui, Mainz, chiamata offensiva per Cagliari, sale Rullo per bloccare anche duro su Rodriguez, poi si sposta Mainz, pick and pop, Janelitz mette, quantomeno prova a mettere in difficoltà Achele dal palleggio, il tiro cadendo all'indietro è sbagliato, Cagliari che non sta trovando degli attacchi di qualità, infatti Giacozza ha già pronto il time out. Sì certo, con la palla così ferma, con l'uso eccessivo e reiterato dell'uno contro uno senza vantaggio, Roseto può far prevalere tutta la sua fisicità, tant'è che gli ultimi possessi di Cagliari non hanno generato punti. Johnson per Rullo, prende il blocco ancora del compagno di squadra che poi rolla dentro, occupa il post passo, è pronto il raddoppio di Pieric che però poi si stacca, semigancio di Johnson, una delle sue specialità in questa partita, ancora non ce l'aveva fatto vedere, qui invece va a segno e permette a Cagliari di ritrovare la parità a 55. Esatto, attacco intelligente, attacco sfruttando le capacità di uno contro uno anche vicino al canestro di Johnson, okay, che produce due ottimi punti e toglie a Cagliari un po' di asfissia la quale è stata colpita così ad inizio del terzo quarto. Ancora Rullo, qui chiude il palleggio, c'è il pallone sotto, sempre il raddoppio su Johnson, pallone ribaltato, Janelitz non riesce a guadagnare vantaggio però Cagliari, allora Mais un secondo allo scadere di 24, attenzione al fischio, c'è la chiamata di 24 secondi, Mais aveva cercato anche un fallo, non c'è riuscito, qui i coach si è dati ancora a esplorare il post basso per Johnson che ha tirato anche il raddoppio, però poi Cagliari non è riuscito ad attaccare il vantaggio, la palla ha circolato in maniera troppo lenta. Perfetta lettura, Robin Roseto sta facendo giustamente un larghissimo uso di cambi difensivi che Cagliari ha provato ad attaccare leggendo bene con Johnson, cercando una situazione di mismatch, Roseto brava a raddoppiare, Cagliari non tanto, ad esplorare poi tutti i vantaggi che si possono ottenere una volta che si tira fuori la palla da un raddoppio. Attaccano ancora male i rossoblu, pure qui un tiro abbastanza affrettato da parte di Janelitz, Rodriguez dietro la testa praticamente per Sherrod, si fa largo a sportellate là sotto, sbaglia, c'è anche Achele, c'è Sherrod e poi Achele riesce finalmente nella correzione vincente. Abbiamo avuto l'ennesimo saggio della verticalità dei ragazzi di Roseto, la loro senz'altro miglior qualità e non è una cosa che scopriamo in questo momento. Johnson da tre, un tiro
sbagliato qui lungo dai 6,75. Cagliari continua ad attaccare in maniera abbastanza scarica, Roseto ne può approfittare per spingere sull'acceleratore. Pieric a dettare i tempi di questo attacco che passa per le mani di Wesley Persson, sale alto per bloccare il compagno, poi si prende il fallo ancora, anche con esperienza nonostante la giovane età, tutto sommato Wesley Persson. Esperienza, conoscenza del gioco, situazione sempre molto più diffusa nella pallacanestro moderna. Persson procura tre tiri liberi che, come ho sottolineato in precedenza, data l'enorme percentuale di realizzazione dei tiri liberi, sono il tiro più pregiato della pallacanestro dei giorni d'oggi. Sì, 57-55 il punteggio, 3 minuti e 54 secondi al termine del terzo quarto. Time out in campo chiamato da Alessandro Iacozza per cercare di correggere un momento di evidente difficoltà, soprattutto offensiva, da parte di Cagliari, che non riesce più ad attaccare con fiducia, con continuità. Diversi tiri affrettati, forzati. Roseto dall'altra parte sta facendo leva, come sempre del resto nel corso di questa gara, sulla verticalità, sull'atletismo, i suoi interpreti migliori. È stato finora un terzo quarto nel segno di Brandon Sherrod, gran protagonista in precedenza. Invece l'ultimo canestro è stato realizzato da Nicola Achele, proprio in una situazione di rimbalzo offensivo. Roseto che sta ben interpretando questa partita, poteva essere molto difficile sul campo di una squadra in gran momento di forma. Trasferte invece, i ragazzi giovanissimi di Germano d'Arcangeli stanno rispondendo bene. Ora c'è Wesley Persson Jr. in lunetta, giocatore che sta realizzando oltre 17 punti di media in questa stagione, tiri liberi con l'84%, 41 da 3, è stata finora una buonissima prestazione anche per lui. Il primo libero è realizzato, ora il secondo è sbagliato, ha tre liberi a disposizione perché è stato fermato con il fallo proprio mentre era intento a lasciare andare la conclusione dei 6,75. 1 su 2 finora per Persson, ultima possibilità per lui a cronometro fermo. Il prodotto dell'Università di Troy va a segno e allora Roseto avanti sul 58-55. Ora Cagliari che prova ora con il post basso di Allegretti contro Pieric, tiro cadendo all'indietro, a segno. Cagliari che dovrebbe cavalcare un po' di più, Allegretti che ha tanto da offrire in avvicinamento a canestro, non solo poppando per il tiro da tre punti come insomma spesso lo si vede fare. Infatti adesso Cagliari è uscita benissimo dal time out, Cagliari ha l'obbligo di attaccare i cambi difensivi proposti da Roseto, nell'ultimo caso Allegretti ha interpretato benissimo la situazione realizzando due punti importantissimi. Ecco qui, come abbiamo sottolineato all'inizio della partita, un fallo a metà campo che costringe l'arbitro, giustamente lo fischia antisportivo. È pure inutile discuterci intorno perché tanto il regolamento è questo e l'arbitro giustamente lo applica. Sta diventando sempre più difficile trovare il modo di spendere un fallo per fermare una transizione, per farlo in maniera diciamo regolare, certo. Non tale da spendere un fallo antisportivo. Sta diventando un tema spinoso che immagino verrà approfondito a livello arbitrale magari nel corso dell'off-season. Io penso di sì, perché la spigolosità nasce dal fatto che si è scelto di interpretarlo così per arginare una sorta diciamo di malcostume inteso come tale, per il fatto che magari leva spettacolo, cioè il largo utilizzo dei falli a metà campo per fermare le transizioni offensive. Lo spirito del gioco lo prevederebbe, sarà un duro cimento per i legislatori del basket regolare questa situazione. Pieric lascia andare un piccione viaggiatore, 2,53
per chiudere il terzo quarto. Allegretti, l'end off per Bucarelli, mette la retromarcia, è accoppiato con Achele. In questo caso interessante duello tra giovani talenti, il taglio a tutta velocità di Rullo, il pallone fermato con un piede proprio da parte di Nicola Achele, tornato in Italia dopo l'esperienza negli Stati Uniti, rimessa in attacco, chiamata 2 per Rullo, vediamo cosa esegue Cagliari. Mainz va a prendersi il pallone, sale subito Allegretti, una finta di blocco, poi si sposta per il tiro da 3 punti, il pallone arriva ora, extra pass per Rullo, ma Rosetto è brava con le rotazioni difensive, linea di fondo, Rullo si deve costruire questi 2 punti, passaggio con la mano sinistra a terminare oltre la linea di fondo, buonissima difesa da parte di Rosetto. Vedo tanta maturità cestistica rispetto alla giovane età di questi ragazzi, evidentemente molto ben allenati da Germano D'Arcangeli, ma non c'erano dubbi. Esatto, grandissima, strepitosa serie difensiva di Roseto, che non può che essere frutto di un grande lavoro tecnico dello staff di Germano. Grandi rotazioni difensive che generano una palla persa. Niente, complimenti a Roseto se trova questa continuità difensiva, per Cagliari oggi sarà molto dura portare a casa la partita. Roseto che può affondare il colpo ma che non viene accompagnato in questo momento dalle percentuali al tiro, ci sono comunque 4 punti di margine per chi difende. Allegretti prova a ricucire dai 6 a 75, ci riesce con questa tripla frontale, proseguono le difficoltà offensive, Cagliari che cerca di affidarsi alle proprie certezze, una di queste è proprio il pick and pop concluso dall'ex giocatore tra le altre di Varese, il pallone per Rodriguez, quindi l'altro classe 81 di questa partita, Pieric che fa saltare molto bene Rullo, gran canestro qui da parte di Pieric e con un'interpretazione abbastanza severa, forse ci poteva stare anche il fallo in questa circostanza sul giocatore originario di Gorizia, fallo invece che viene sanzionato nel frattempo ai danni di Nicola Achele, mentre tutto pronto per il ritorno in campo di Andrea Rovatti per Cagliari, autore di una clamorosa stoppata al tabellone, la cosiddetta chase down nel corso del primo tempo. Esce Rullo che sta accusando forse anche un po' di stanchezza a questo punto della partita dopo un buonissimo primo tempo, come detto dentro Rovatti, 1-23 per andare all'ultimo mini intervallo, rimessa in attacco per Cagliari sotto di 3 lunghezze, Janelic riceve oltre l'arco, esce dai blocchi Tony Mais, blocco di Allegretti per l'uscita di Bucarelli a sportellate con Achele, mette il pallone per terra, non c'è spazio per la penetrazione, tripla difficile per Janelic, di tabella gli dei del basket, stavolta si schierano apertamente al fianco della Hertz Cagliari. Il tiro ampiamente contestato che Janelic con grande talento ma in questo caso con anche tanta fortuna realizza, al ciò permette a Cagliari di tornare in parità e di affrontare l'ultimo minuto del terzo quarto con grande fiducia. Parità 63 nonostante un terzo quarto non semplice per Cagliari che ha faticato a trovare fluidità offensiva come più e più volte abbiamo sottolineato, rolla dentro Janelic, lotta greco-romana quasi con Pieric, poi si allarga per pensare al tiro da 3 punti, ribalta bene qui per Mais, linea di fondo, arrivano gli aiuti, arriva a oscurare la vallata qui Brandon Sherrod, fallo con Sherrod che si dispera. Ci saranno 2 liberi per Mais, altra valutazione arbitrale ovviamente non semplice che ci guardiamo bene dal commentare, perché arbitrare una partita di pallacanestro è una tra le cose più difficili al mondo in assoluto. Doppio cambio per Germano D'Arcangeli, ci limitiamo magari a delle letture tecniche e magari i coach ci riescono meglio. Torna Bois in un momento importante della partita, finora non è sempre riuscito a scatenare il suo atletismo, 7 punti, 4 rimbalzi, ti chiedo che impressione ti ha destato, ricordiamo che stiamo parlando di un possibile prospetto NBA addirittura. Sì, si nota soprattutto l'esuberanza fisico-atletica del ragazzo, che sicuramente ancora ha bisogno di tanto vissuto cestistico per migliorare le scelte offensive e per mettere magari in mostra un tiro da fuori che secondo me è la prima prerogativa di un giocatore di altissimo livello, che quantomeno non deve mancare ad un giocatore di questo livello. Qui Bucarelli rischia qualcosa allungando la mano sul pallone, non c'è il fallo che Rodriguez voleva, ci sono 14 secondi 6 decimi per l'ultimo attacco del terzo quarto per la Hertz Cagliari,
che ora è avanti sul 65-63. Miles, un'occhiata a Janeliz che arriva per bloccare il pallone in mezzo alle gambe, ancora Miles che accelera fuori Janeliz da tre, Janeliz soltanto il ferro, termina il primo periodo, il terzo periodo, davanti c'è Cagliari di due lunghezze sul 65-63, questa è senz'altro una buona notizia per coach Iacozza perché ha avuto delle difficoltà la sua squadra trovare dei tiri aperti negli ultimi 10 minuti. Ultima pausa nella partita, noi ci risentiamo tra poco per l'ultimo quarto. Inizia l'ultimo quarto al Palapirasto, più 2 Cagliari dopo i primi 30 minuti di gioco, 65-63. Allegretti lascia il consegnato nelle mani di Bucarelli, qui Buaci mette un po' troppa energia, va a spendere un fallo probabilmente evitabile, dovrebbe essere il terzo per lui, vediamo un po', è così, terzo fallo di Paul Ebua, come detto un po' silente in questa partita a dispetto dei 19 punti realizzati contro Mantova. Allegretti mette il pallone per terra, duello tra classe 81 con Pieric, Rovatti qui sbaglia Mais, l'ultimo a toccare secondo l'interpretazione arbitrale ci sarà la rimessa dal fondo per la Cimorosi Roseto, 9.43 per l'ultima sirena qui al Palapirasto, questo incandescente scontro salvezza. Mentre consultiamo le statistiche dopo il terzo periodo, Rodriguez è arrivato a quota 20 ed è assolutamente il miglior marcatore della partita, ci sono poi i 15 dall'altra parte di Mainz, errore per Pieric, rimbalzo difensivo per Allegretti. Spesso abbiamo citato le difficoltà offensive di Cagliari nel corso del terzo quarto, ma anche Roseto a volte fatica a lavorare contro la difesa schierata. Qui Mais trova un gran canestro, voleva anche un tocco sull'avambraccio al momento del tiro, non viene accontentato. 67-63, 4 punti di vantaggio ora per Cagliari, c'è l'uno contro uno dal post per Sherrod contro Janeliz. Sherrod che è bravo, è dotato di buoni fondamentali insomma in post basso e riesce spesso e volentieri a trovare il modo di superare il difensore quando lavora in situazioni di uno contro uno. Sherrod che sembra ora l'arma diciamo più appuntita di Roseto, l'unico giocatore che riesce a procurare del vantaggio, infatti io penso, condivido la scelta di coach Iacozza di difendere il single coverage così da non aprire la strada ai pericolosissimi tiratori rosetani, scegliendo di giocare così uno contro uno, confidando nelle capacità di Janeliz ma anche nella scarsa poi percentuale dalla linea di tiro libero di Sherrod. 0 su 2 per Sherrod, ma c'è un fallo, una spinta in questo caso di Allegretti su Ebua a rimbalzo, allora si resta lì. Altra chance offensiva per Roseto che è scivolata sotto di 4 lunghezze, 67-63 in favore di chi difende 9 minuti 3 secondi al termine della partita. Bucarelli prova a portare un po' di pressione sul top scorer della partita, Giancarlo Rodriguez, che trova invece lo spazio per un'altra penetrazione. Anche qui coach, una situazione che abbiamo già visto nel corso di questa partita, spesso con Mais, stavolta con Bucarelli che va a cercare il pallone su Rodriguez, fa un po' ingolosire, Rodriguez trova la strada spianata per andare in penetrazione, stavolta non segna ma è stato forse un caso. Sì, è una costante, adesso è andata di gran lusso vista la situazione che si era creata, a me questo non piace, torno a dire magari intanto vabbè, bisogna, sono rapporti diplomatici che intercorrono fra coach e stella della squadra, in questo caso Miles, al quale evidentemente viene concesso fare largo uso di questa, di quest'idea di cercare la palla rischiando il buco difensivo. Attenzione alla scelta di D'Arcangeli che mette Panopio sulle tracce di Miles a questo punto della partita, ragazzo filippino non particolarmente fisicato ma dotato di grande rapidità. Qui Miles ovviamente valuta la situazione, vede che è il momento di aggredire la partita dal punto di vista degli uno contro uno, mette altri due punti molto pesanti, 69-63, Panopio però risponde e questo ragazzo non fa senz'altro difetto la personalità. Non fa dispetto la personalità e non fa dispetto la pericolosità al tiro, quasi esibito in un palleggio arresto e tiro giocando un pick and roll contro il contenimento, ma credetemi è un tiratore micidiale anche oltre l'arco dei tre punti.
ne parleremo più avanti. Buccarelli da tre, errore il tema del tiro da tre punti di Lorenzo Buccarelli, abbastanza spinoso all'interno della stagione della Hertz, spesso battezzato come è stato nell'ultimo caso. Buccarelli però non vuole perdere fiducia nel suo tiro, è un giocatore tutto da costruire, un classe 98 che deve senz'altro, per arrivare ad altri livelli, migliorare da questo punto di vista. Intanto qui viene sanzionato un fallo in attacco per Rosetto, evidentemente una situazione di blocco irregolare se non abbiamo visto male. Sostituzione, fuori Janeliz e torna Justin Johnson, ridisegna così il suo quintetto Alessandro Iacozza. Siamo sul 69 a 65 in favore di Cagliari, mancano 7 minuti e 47 secondi al termine della partita e c'è ancora Adelf Panopio, giocatore che ha già avuto modo di mettersi in mostra nelle nazionali giovanili filippine. Qui attaccato Miles dall'aiuto improvviso da parte di Sherrod e c'è il fischio avverso a Miles, che ovviamente cercava anche qui di attaccare Panopio. Sì, il tenere la palla ferma nel basket di oggi paga sempre meno. Miles, 15 palleggi contro una difesa che ha un atteggiamento molto flottato, una difesa simile pack line, diciamo, per gli addetti ai lavori più esperti, palla persa in un momento in cui veramente non ce ne sarebbe assolutamente bisogno. Pieris da tre, il tiro sbagliato anche con un pizzico di sfortuna. Buccarelli, lancio baseball, c'è Rovati ad attenderlo dall'altra parte, giro sul perno, il canestro di Andrea Rovati. Cagliari che trova con successo spesso e volentieri queste soluzioni, è stato così per esempio anche a Forlì, lancio lungo per l'uomo in fuga dall'altra parte. Buccarelli, a dispetto della giovanissima età, ha una percezione, una conoscenza del gioco elevatissima, passaggio da giocatore da quarterback per un touchdown facile di Rovati, che sfruttando anche la sua grande verticalità segna senza nessun problema da sotto. Qui è un'altra situazione difensiva curiosa per Mais, che secondo me scientificamente aveva concesso il backdoor a Panopio già sapendo che il pallone sarebbe passato lì e quindi era andato per l'anticipo proprio sulla linea di passaggio. Rosetto è riuscita comunque a conservare il possesso offensivo. Pieris per Ebuà, cerca di sfondare lungo la linea di fondo, davvero uno strapotere fisico impressionante che però è da educare dal punto di vista dei fondamentali, diciamo così, infrazioni di passi in questo caso per Paul Ebuà, e torna in campo Nicola Chele. Certo, Ebuà, ricordami di che anno è Ebuà, classe 2000. 2000, giocatore 18enne, normale che abbia bisogno di tantissima, di un miglioramento tangibilissimo proprio nei fondamentali, ma con queste con queste caratteristiche atletiche veramente il futuro è senz'altro dalla sua parte. Giocatore che peraltro ha avuto modo di partecipare lo scorso febbraio a Los Angeles al Basketball Without Borders Global Camp con alcuni tra i migliori prospetti, per la precisione 43 migliori prospetti a livello internazionale. Poi in precedenza era stato invitato anche al Barclays Center di Brooklyn per il consueto Jordan Classic, anche lì una partita tra i migliori prospetti statunitensi e quelli invece provenienti da tutto il resto del mondo. C'era Paul Ebuà, intanto Justin Johnson fa esplodere il pubblico del Palapilastro mandando a segno la tripla che permette a Cagliari di dare la prima vera spallata nella partita ora sul 74-67. Qui il fallo di Buccarelli che va a dare il 5 all'arbitro accusandosi del fallo. Rosetto che rimetterà in attacco con Pieris. Grande gesto di Buccarelli che tenta la furbata di rubare la palla. L'arbitro se ne accorge e gli fischia fallo. Ragazzi, quello che fa l'arbitro durante una partita è frutto di grande preparazione ma soprattutto di grande talento. Io apprezzo tantissimo quello che ha fatto Buccarelli, gratificando l'arbitro di una grandissima chiamata. E quando sei gentile con gli arbitri a volte insomma se tendono a ricordarsene. Qui c'è una situazione abbastanza contestata da parte di Rosetto, la rimessa è per Cagliari, ovviamente stiamo assolutamente scherzando. Post passo per Johnson contro Pieris, c'è altra situazione interessante, sfonda Johnson, qui altro fischio
tutt'altro che peregrino da parte degli arbitri. Johnson voleva assolutamente sfondare contro Pieris, che però dall'alto della sua esperienza aveva difeso bene. Attenzione, quarto fallo per Johnson a 5-17 dalla conclusione. Deve assolutamente stare attento il prodotto di Western Kentucky, mentre siamo tornati in diretta anche su Radio Sintony. 74-67, questo è il vantaggio della Hertz Cagliari quando mancano 5 minuti e 7 secondi al termine della partita. Attacca Roseto ora con Nicola Achele, che va a bloccare per Panobbio dietro la schiena. Attacca Rovati, velocissimo il filippino a segno con due punti clamorosi. Accorcia Roseto, meno 5, 74-69. Non ci sta la truppa di Germano D'Arcangeli a lasciare andare via la partita qui al Palapirasso. Il consegnato nelle mani di Bucarelli, taglia dentro Johnson, va fino in fondo. Qui situazione tecnica molto interessante, una finta di blocco e taglio deciso verso il canestro. Esatto, quella che in termini anglofoni si chiama slip the screen, cioè situazione che si presenta in cui nel momento in cui l'attaccante, il bloccante, si rende conto che il difensore attacca, fa uno show prematuramente, ecco, taglia direttamente senza tenere minimamente il blocco. È gratificato dalla grande abilità di passaggio di Bucarelli, Johnson segna un canestro molto molto agevole. Quel pallone recuperato da Roseto, Sherrod per Panopio, va su senza paura. Altri due punti realizzati dal giocatore filippino. Cagliari che si complica un po' la vita, c'è il time out in campo, meno 3 Roseto, 76-73, i canestri più pesanti a questo punto. Sta regalando un protagonista forse insospettabile, stiamo parlando di Adelf Panopio. Classe 2000, anche lui, come ho detto più volte, convocato nelle rappresentative del suo paese. Questa è soltanto la sesta presenza stagionale per lui. Gioca 4,2 minuti di media a partita, 0,8 punti questa sera, però in questa partita così importante sta giocando molto molto bene, con grande maturità. Minuti di responsabilità per lui, 6 realizzati, 3 su 3 al tiro, 7 minuti 45 secondi in campo. Mentre Persone è salito a quota 16 per Roseto, Rodriguez è fermo a 20, dall'altra parte Johnson è salito a 18 invece, 19 per Mais, i due statunitensi come sempre sugli scudi dal punto di vista realizzativo per la formazione di Alessandro Iacozza. 4 minuti 6 secondi, ancora da giocare, più 3 in favore di chi attacca, della Hertz Cagliari. Mais sposta Johnson, il pallone consegnato nelle mani di Rullo, che nel frattempo è tornato in campo, in mezzo alle gambe, chiude il palleggio, vuole la ricezione profonda di Johnson, riceve in questo momento, prova a lavorare contro Sherrod, bellissimo semigancio a segno per Justin Johnson. Johnson, giocatore dagli ottimi fondamentali anche interni, paga purtroppo a volte problemi di centimetri, che in questo caso contro Sherrod invece ecco, non è questo il caso di oggi, tant'è che Johnson ne approfitta segnando il semigancio. Un ottimo canestro per Cagliari. Sbaglia Persson dall'altra parte, proprio Johnson favorisce il rimbalzo difensivo, Rullo fuori, il tiro da due di Miles, anche questo a segno. I due statunitensi, come detto, come prevedibile, a trascinare Cagliari in questo finale di partita. Ora più 7, 80-73. Persson, Roseto che deve produrre l'ennesimo sforzo per cercare di andare a contatto. Bella l'uscita dal timeout invece per Cagliari. Janeliz prova a resistere l'uno contro uno con Sherrod, lo induce in qualche modo all'errore dopo che però il suo avversario aveva trovato un gran giro dorsale. Mais dal palleggio per Cagliari, ora mette un po' di ordine, si sposta sul lato debole Roberto Rullo, rolla dentro Janeliz, il pallone proprio per il georgiano, sputato fuori per Johnson. 6 secondi per il tiro di Cagliari, che ha rifiutato la prima opzione, scarico sotto ancora Janeliz, ci sono troppe maglie bianco-blu là sotto per pensare di poter portare a destinazione questo gioco a due, rimessa dal fondo per Roseto.
Sì, poco fa Janelidze non si è reso conto dell'enorme mismatch che aveva a disposizione dopo un cambio mal comunicato da parte di Roseto, riaprendo la palla, è così che Cagliari ha perso il vantaggio enorme, non è più riuscita a concretizzarlo. Ottima azione difensiva di Bucarelli che toglie un tiro a Persson, c'è da resistere ancora per 8 secondi questo possesso difensivo. Achele dall'angolo sbaglia e poi Janelidze che porta giù il rimbalzo, protegge il pallone, cerca un passaggio di apertura, fatica a trovarlo e probabilmente D'Arcangeli da questo momento in poi farà ricorso anche delle situazioni di press, vedremo se sarà così. Mais qui ha un mismatch contro Achele che però è molto rapido di piedi, lo mette in difficoltà, arriva anche l'aiuto tempestivo di Rodriguez, Cagliari riesce in qualche modo a conservare il possesso, c'è il timeout chiesto da Germano D'Arcangeli, situazione che ci permette di approfondire quali potrebbero essere le strategie studiate dal tecnico romano a questo punto della gara. Mi sembra il ricorso alla press abbastanza inevitabile a questo punto. Penso di sì, ma se questo timeout permette comunque a Iacozza di non gestirne uno suo e di poter costruire un tiro in, ricordiamoci che mancano 3 secondi alla fine di questo possesso offensivo, certo senz'altro D'Arcangeli richiamerà l'utilizzo di difese pressanti che penso siano l'ultima, cioè l'estrema razio alla quale potersi affidare in questi ultimi 1:48 che manca, che ci separano dalla fine della partita. 1:48 come detto dal coach, Janelidze, Mais, Johnson, Rullo e Bucarelli per Cagliari, Achele, Persson, Pieric, Sherrod e poi Rodriguez per Roseto. 3 secondi come detto dal coach per l'attacco di Cagliari, vedremo la soluzione studiata, il pallone alzato per Johnson, troppo alto, prova a decollare Johnson ma qui era sbagliata la misura del passaggio. Sì, era un'ottima idea, una situazione di blocco cieco per fare un canestro in alley-oop, purtroppo il passaggio non è stato preciso e Roseto non paga dazio di nemmeno un secondo qua sul cronometro per affrontare l'attacco successivo. Fallo difensivo per Cagliari, cronometro fermo, 2 liberi per Wesley Persson che cerca di riportare a contatto la sua squadra, il tempo ormai non è tantissimo, Roseto che vuole portare in Abruzzo 2 punti di capitale importanza, segnato il primo, meno 6, 80 a 74. Altra opportunità per Persson, anche questo va dentro, giocatore vicino al 90% a cronometro fermo in stagione, qui è perfetto, meno 5, 75 a 80, ed eccola la press di D'Arcangeli, attaccata bene però qui da Cagliari, il pallone per Rullo, tripla non contestata, qui Rullo sbaglia un rigore, Cagliari aveva bisogno di questo canestro per iniziare a chiudere la partita, invece è aperta, solo 2 possessi di differenza tra le due squadre, Rodriguez dentro in penetrazione, Janelidze tocca a rimbalzo, riesce quantomeno a evitare che il pallone arrivi tra le mani di Brandon Sherrod, sarà Pieric a eseguire la rimessa dal fondo per la Cimorosi, 14 secondi per il tiro, 1:21 alla conclusione della partita, Sherrod lascia il consegnato nelle mani di Persson da 3, sbagliato e non di poco per il giocatore statunitense, rimessa dal fondo per Cagliari ed ecco riproposta la press. Comunque Rullo non ha problemi dall'altra parte, poi Mais, linea di passaggio sporcata, gioca il tutto per tutto anche difensivamente Roseto in questa fase della partita, 1:09 al termine, 18 per il tiro di Cagliari. Rullo esegue la rimessa, Johnson e poi si cerca il pallone qui su Rullo che è bravo comunque a difenderlo, va dietro la schiena, prova a superare qui Sherrod, esagera, attenzione a Roseto, la tripla in transizione per Rodriguez, una mattonata terrificante, sospiro di sollievo per Cagliari, qui un consulto tra gli arbitri per l'assegnazione della rimessa che sarà di Roseto con Pieric.
che rimetterà in gioco. Siamo entrati nel frattempo nell'ultimo minuto di questa partita. Pjeric e poi Persson, palleggio, arresto e tiro sul secondo ferro, tap out a rimbalzo di Sherrod, il primo ad arrivare però è Rullo che poi va dietro la schiena rischiando tantissimo, c'è Mais sotto ma e poi attende che Achele vada a commettere il fallo. Roberto Rullo andrà in lunetta con due tiri liberi, mentre siamo tornati in diretta anche con gli amici di Radio Sintoni. Mancano 40 secondi e 3 decimi al termine. Ci sarà la rimessa in attacco per Cagliari, quello appena speso nel quarto fallo di squadra di Roseto, ne ha dunque un altro, o meglio ha terminato i falli da spendere. Il pallone per Miles, 35 secondi più 5, palla in mano Cagliari, 80-75, arriva Sherrod a portare la sua pressione sul palleggio di Miles, Rullo con la tripla della staffa, la manda a segno facendo esplodere di gioia i tifosi del Palapirastu. Dall'altra parte Roseto con la tripla disperata, errore, rimbalzo difensivo per Johnson, controlla Tony Miles che poi si prende un altro fallo di pura frustrazione da parte di Brandon Sherrod. Scorrono i titoli di coda sulla partita, Cagliari fa suo un match salvezza di fondamentale importanza, sale a quota 10 punti in classifica. Vedremo poi se a fine giornata potrà abbandonare l'ultimo posto in classifica in maniera definitiva. Tanto Mais ha sbagliato il primo tiro libero, 12 secondi al termine, Cagliari a quota 10 punti e che ributta dentro nella lotta a salvezza tante formazioni che sono a quota 12, Roseto compresa. I giochi salvezza sono aperti, abbiamo l'ennesima conferma del fatto che questa è una formazione tutt'altro che derelitta, una squadra viva che ha dei contenuti tecnici assolutamente non disprezzabile, che vuole giocarsi la salvezza fino alla fine, magari anche fuori dai play-out. Ricordiamo che allo stato attuale, prima di questa giornata di campionato, chi ha quota 12 nel gruppone va a disputare addirittura i play-off, quindi classifica molto corta, giochi apertissimi, 5 secondi 7 decimi. Intanto Rodriguez segna dalla lunetta, c'è un altro timeout in campo, ma ormai per Roseto i buoi sono scappati dalla stalla, come si suol dire. 84-77 per Cagliari, c'è un ultimissimo timeout. Coach Beppe Caboni, possiamo andare anche con la lettura finale su questa partita. Sì, partita che per Cagliari era fondamentale per riaprire completamente il discorso salvezza, partita che presentava delle insidie notevolissime a dispetto della giovane età. Roseto è una squadra dotata di grandissima fisicità e di grande freschezza atletica, Cagliari ne ha letto tutti così i meandri tecnici in una partita durissima che è riuscita a portare a casa grazie a letture molto spesso molto lucide, soprattutto grazie anche all'enorme talento di alcuni giocatori quali Miles e Rullo, che veramente penso facciano invidia a qualunque team di questo livello. 5 secondi 7 decimi, come detto ormai si attende soltanto la sirena finale. Ianelizze, Rullo, ancora la tripla per chiuderla ancora una volta, semmai ce ne fosse stato bisogno. Questi sono canestri importanti perché permettono a Cagliari di recuperare emotivamente un giocatore troppo importante davvero per poter essere così silente come è stato nella prima parte della stagione. Rullo, giocatore di importanza capitale per Cagliari, pare stia assolutamente intraprendendo la strada giusta. Questa è un'ottima notizia per il team di Iacozza, al quale veramente auguro tutto il bene possibile. Vince Cagliari, lo fa con 10 punti di margine, dunque non riesce la squadra di Iacozza a ribaltare il passivo subito nel match d'andata. Recap statistico, 22 punti per Mais, 20 per Johnson, 17 per Roberto Rullo, questi sono i giocatori in doppia cifra per Cagliari. Dall'altra parte non sono bastati i 22 di Rodriguez, i 10 di Sherrod con 8 rimbalzi, 10 di Achele, 18 di Persson. A me non resta altro che ringraziare Enrico Costa,
e Gianluca Rubio, la squadra di Directa Sport che ha garantito la produzione di questa partita per LNP TV. Ringrazio ovviamente coach Beppe Caboni che mi ha fatto accompagnare nel racconto di questa partita. Da Roberto Rubio l'augurio di un felice proseguimento di giornate, a risentirci alle prossime occasioni sempre su LNP TV.